Sono passati 75 anni da quando la città venne colpita dai bombardamenti nel luglio del 1943. Chi ha vissuto in quel periodo potrà ancora ricordare la paura provata in quei giorni, il dolore e la sofferenza per la perdita dei propri cari accanto alla loro memoria o ai racconti che si tramandano in famiglia di generazione in generazione, rimangono le prove visibili ancora oggi di ciò che la città ha subito. È una data che noi nissani dovremmo ricordare amaramente, naturalmente, perché abbiamo avuto queste vittime innocenti del 9 luglio del 43. La città era impreparata a questo bombardamento anche perché non l'aspettavano. Ma pensare 81 aerei hanno bombardato Caltanissetta il 9 luglio, è stata una tragedia. Quante vittime, innocenti, bambini, 100 bambini morti. C'è proprio una cosa che fa venire i brividi, ricordare, è la distruzione delle opere d'arte. È vero che poi la città si è ripresa con le ricostruzioni e cose varie, però questi 3 giorni, 9, 11 e 13 luglio, ricordano proprio la Caltanissetta nostra veramente ai piedi, distrutta. E poi il 18 luglio entrarono gli angloamericani dopo il bombardamento e ancora ci sono i segni bellici. A Caltanissetta si possono ancora vedere. Ad esempio in via Cavour ancora si notano queste case. Altri invece che hanno restaurato i prospetti, le mitragliatrici le hanno chiuse. Però questi segni si vedono ancora, la statua di Umberto I, che pure è forata. E purtroppo pensavano che era qui il presidio, invece erano a Enna. Una ricorrenza che non passa inosservata, la Federazione Provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare ha celebrato infatti questo anniversario con un incontro nei locali dell'Infopoint della Proloco. La memoria non deve, come dire, perdersi e dobbiamo dare l'opportunità a tutti, sia a quelli che insomma, ancora superstiti ricordano in maniera attiva e come se la rivivessero quei momenti drammatici di quel tempo, e noi che diciamo protagonisti virtuali sentiamo i racconti. Quindi, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è rivivere, cioè far rivivere la memoria in pratica, non dimenticare. Questo è stato un fatto tristissimo che ha interessato la città di Caltanissetta, quindi è giusto dare quel peso che merita purtroppo questo triste avvenimento della nostra storia nissena.